Questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o simulati, non forniscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. Il 70% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con Infinox. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l'elevato rischio di perdita. Le opzioni di certificati sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle perdite e superare anche l'importo investito. Le perdite dei clienti professionali possono eccedere i loro depositi. Lo spettatore pertanto esonera questo webinar e chi lo ha prodotto, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. Grazie per la vostra attenzione, team visiontv.info. Infinox. Discover trading power. Personalized forex, commodities and indices. Since 2009, we have built a dynamic forex broker around our core principles of integrity and trust. Based in the City of London, we are regulated by the FCA and provide everything you need to trade FX. Understanding the dynamics of the forex market can be complex, yet intriguing. So if you believe you have insight into today's interlinked global economy, Forex trading is for you. All you need is Infinox trading power. At Infinox, our customer service is outstanding. Every client is assigned a personal relationship manager and treated with respect. Our technology is first class, offering an unbeatable trading experience. That's why clients recognize Infinox as their trusted and dynamic Forex broker. Talk to us. Discover a partner who enables you to trade the world. Infinox.com, your trusted and dynamic Forex broker. Join us now. Seguite queste dirette a scopo puramente informativo. Utili a migliorare la vostra cultura finanziaria. Non affidate ad altri trader la gestione dei vostri risparmi. La possibilità di perdita del capitale è molto alta. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'analisi flash dei mercati finanziari qua su visiontv.info, domenica 27 settembre 2020. Ringrazio e saluto immediatamente tutte quante le persone che sono già collegate con noi, che hanno interagito subitissimo attraverso quelle che sono le nostre chat su YouTube e su Facebook. Lo potete fare anche durante tutto il corso della nostra diretta per porre le domande al prof. Ciavarella, che vado a presentare tra pochissimi minuti, ma vi ricordo che a vostra disposizione rimane ancora una volta il numero WhatsApp 347-500-4846, al quale potete scrivere ed inviare messaggi. Già vedete quelli che sono i grafici a disposizione, ma prima di lanciare le nostre breaking news vi ricordo che questa settimana, dal punto di vista del calendario economico, sarà la settimana di fine un trimestre, di fine trimestre, il terzo trimestre. Soprattutto ci saranno i dati del mercato del lavoro statunitense, quindi focus principale su questo, ma non solo su questo. Intersigla per le nostre breaking news. E
E c'è sicuramente da tenere sotto attenzione quelli che sono assolutamente il sentiment degli investitori e dei trader che si preparano ad una volatilità, visto che si avvicina sempre di più l'evento clou dell'anno, che tra l'altro noi di Vision TV seguiremo in diretta, che sono appunto le elezioni presidenziali americane. C'è stata appunto l'audizione questa settimana a Capitol Hill da parte del numero uno della Fed, Jerome Powell. Tanti temi, ancora una volta le tensioni tra Stati Uniti e Cina, insomma davvero tanta tanta carne al fuoco, e allora gli operatori si preparano a ulteriori aumenti di volatilità sui listini. Ma a tal proposito, proprio per l'aumento di volatilità dei listini, beh, sicuramente c'è da notare quello che è stato un mese, perché ormai siamo quasi a fine settembre, beh, un mese di riscossa davvero importante per quanto riguarda il dollaro americano. E allora quali scenari futuri possiamo attenderci anche nelle prossime giornate? Lo chiederemo tra poco al nostro professore. Infine chiudiamo con quello che è il nostro FTSE MIB, ancora una volta in difficoltà, ma soprattutto perché nel mese di settembre, che stagionalmente sembra essere appunto un mese piuttosto negativo su tutti i listini, lo vedremo tra pochissimo, beh, va quasi ad annullare praticamente tutti i guadagni dal primo di giugno fino a appunto al 30 di settembre. E allora quali scenari? Non aiuta sicuramente ancora, o meglio non ha aiutato, il ribasso per quanto riguarda il rendimento dei titoli di Stato sotto l'1%. E allora quale futuro per il nostro FTSE MIB? Ne parliamo tra pochissimo, e vado a presentarlo ancora una volta per essere qua di domenica sera, lui il solo e l'unico, il prof Angelo Savarella di Infinox. Ciao Angelo, buonasera. Ciao Francesco, buonasera a te, buonasera a tutte le persone che ci seguono da Vision TV. Sta per concludersi il terzo trimestre dell'anno, inizia a fare un po' il punto di situazione, ma soprattutto a prepararci per quello che sarà l'ultimo trimestre in attesa delle elezioni americane il 3 novembre. È assolutamente così, Angelo, perché tra l'altro... Perché è particolarmente importante il trimestre che stiamo per chiudere? Perché quello tanto annunciato nei precedenti mesi, quello che doveva essere davvero la cartina di tornasole per la ripresa economica e non solo. Ecco Angelo, io so che stasera sei super preparato, e lo annuncio già a tutte le persone che ci stanno seguendo, che sono davvero tantissime, le ringraziamo ancora una volta per essere qua con noi. Prendete subito carta e penna, perché il prof questa sera ha davvero tantissimo materiale. Allora, io ho preso carta e penna qua, sono fatto 3 ore solo di studio, di grafici, di analisi, di numeri, di prezzi, ma io partirei un po' con ordine, anche perché questa settimana praticamente la settimana finale del terzo trimestre, come abbiamo detto, e venerdì ci saranno i dati sui non farm. Ovviamente sappiamo che ormai è uno dei pochi dati che ha ripreso a muovere il mercato dopo il coronavirus, evidentemente, anche perché chiaramente i dati sono abbastanza erratici e sono difficili da definire, e chiaramente sono quelli che muovono molto il mercato adesso, perché ci danno un po' la cartina tornasole di quello che sta succedendo nell'economia del paese più grande al mondo, in America. Se andiamo con ordine, i posti che se le attese sono perché oscillano a seconda dei vari data provider, ma parliamo di 850-920 mila nuovi posti di lavoro creati nel mese di settembre, che è chiaramente meno di 1.400.000 di agosto e 1.800.000 di luglio, evidentemente che si inizia a scendere quel numero di nuovi posti di lavoro creati. Tuttavia dovrebbe migliorare il tasso di disoccupazione in America, attualmente all'8.4, secondo JP Morgan dovrebbe uscire all'8.2. importante anche la settimana per la Banca Centrale Europea, perché nell'ultimo reading pare che ci sia stata in agosto nuovamente deflazione a meno 0.2 i prezzi, e questo quindi potrebbe imporre una riflessione all'interno del board della Banca Centrale Europea per capire se a dicembre poter intervenire lato nuovo quantitative easing, che sappiamo essere al momento di 1.35 trilioni di euro, e quindi si estenderà anche il 2021, e in salita del 750 miliardi. Chiaramente in ottica di inflazione bassa come quella di adesso, è una manovra possibile, il che darebbe a sostegno all'economia europea di
ulteriore, come dire, spazio all'euro per correggere nel caso in cui dovesse avvenire una cosa del genere. Ultimo dato, ecco, cinese, in Cina uscirà il PMI, che è visto per la prima volta sopra i 50 da marzo, e il non manufacturing, che è visto addirittura 54.9, anche se leggerissima contrazione rispetto al dato precedente. Questa è la settimana che ci aspetta, settimana fondamentale, anche perché poi si inizierà a arrivare a praticamente in piena campagna elettorale in America, e soprattutto dopo due settimane, nel mezzo di ottobre, inizieranno a uscire i dati, i numeri e i possibili utili delle società americane del terzo trimestre. Quindi diciamo che ottobre è un mese molto molto importante. Tirando le somme per settembre, ovviamente settembre, cosa abbiamo, come ha detto Francesco in apertura, è stata la riscossa del dollaro. Il dollaro, che vedete, ha fatto un gran recupero sull'euro in maniera anche abbastanza, non dico leggibile, ma l'avevo detto che la rottura della media, proprio settimana scorsa, questa rottura media 50 giorni sarebbe potuta ulteriormente scendere, lo ha fatto, ha affondato proprio sui minimi di venerdì. È un movimento, come ha detto, simile a quello visto nel qualche anno fa, quando appunto partiva da questi valori, da 1,10-1,5, addirittura più basso, ha fatto 1,20, correzione fino a sotto 1,15,50, 1,15,60, e da lì è partito a fare 1,25, e vedete come l'episodio appare, si stia nuovamente riproponendo. Quindi area 1,1550, 1,1580 potrebbe essere una buona area di acquisto di euro dollaro, con downside letteralmente abbastanza limitati, e potenzialmente 300-400 punti in salita. Non mi sembra particolarmente, difficile il mercato sull'euro dollaro, è anche molto tecnico, con doppi massimi anche sull'intraday, quindi secondo me è un mercato che inizia a diventare abbastanza interessante, soprattutto nel mese di ottobre. Per quanto riguarda la sterlina ha recuperato sull'euro e si è mantenuta stabile, come abbiamo detto anche, vedete, la settimana scorsa. Anche qua un movimento, non dico semplice, ma in qualche modo pronosticabile, 1,30 ha retto, quindi la resistenza sul rimbalzo, è ritornato praticamente sulla media 200 giorni che abbiamo segnalato proprio settimana scorsa, in area 1,27 e 20, 1,27 e 50. Questa è l'area che sta tenendo, quindi fin quando tiene quest'area potrebbe essere positiva. Attenzione, perché in questa settimana saranno importanti gli ulteriori meeting sul possibile deal con l'Unione Europea. Pare che ormai i punti effettivamente di sconto siano relativamente qualche modo manageable da parte delle controparti. L'Unione Europea ha dato disponibilità a discutere i punti nevralgici. Dave Frost, capo negoziatore, sembra aver aperto spiragli. Di conseguenza, occhio a sterlina, perché se dovesse arrivare, come Johnson ci ha fatto vedere già lo scorso ottobre, un possibile deal all'ultimo minuto, la sterlina potrebbe iniziare a recuperare abbastanza. Non è prezzato il no deal adesso, ma c'è il premium appunto di un possibile mancato accordo. Dovesse esserci uno deal, prevedo la sterlina abbondantemente sotto questi valori. Nel caso diverso, 1,30 sopra è da comprare. Quindi, per tornare nello specifico, sotto 1,27 in chiusura, possibili ulteriori ribassi. Io comprei soltanto sopra 1,28, 1,29, 1,80, 1,30 e 20 in chiusura, per dare ulteriore scossa al rialzo. Per quanto riguarda gli altri cambi, non so, Francesco, se aveva qualche particolare richiesta, li guardo poco. Arrivo subito, Angelo, sulle altri cambi, perché eccoci qua, Angelo, perché arriva subito una domanda su WhatsApp in cui ti chiedono: signor Ciavarella, che cosa ne pensa di dollaro australiano contro dollaro americano e di USD JPY? Cosa possiamo dire al riguardo, Angelo? Andiamo sulla USD JPY, andiamo a prendere subito. L'USD JPY lo guardo poco perché, ultimamente, ormai sono mesi in realtà, a parte i movimenti violenti di marzo, è qualcosa che è successo a giugno, fondamentalmente è in trend discendente, si è mosso, vedete anche qua il dollaro è recuperato nei confronti dello yen, ma la volatilità è veramente molto bassa, parliamo veramente di 30, 40, 50 pips su base giornaliera,
sì, è difficile lavorarlo anche sull'intraday, ha recuperato, come un po' ha recuperato il dollaro nei confronti di tutti, secondo me fin quando non dovesse rompere almeno la media 50, che al momento è sopra intorno ai 106, rimane abbastanza statico. Verva che ha fatto un doppio minimo proprio in quest'area, quindi si potrebbe, appunto, per chi non dovesse andare a 104, quindi 104, 106 ormai è questo range, dovesse rompere 106 potrebbe andare chiaramente a cercare nuovi massimi relativi. La realtà è che si muove poco, lo guardo poco, ci sono temi, sono più interessanti adesso, però dico tendenzialmente per chi fa dollaro yen, almeno in medio periodo, io eviterei appunto di comprare se non sopra 106 in chiusura, confermato possibilmente anche da un giorno sopra, però come dire, la volatilità è talmente bassa che lo guardo veramente poco. Andando a prendere invece l'Ossi, vediamo di andarlo a prendere, lo guardo poco ultimamente perché sono quelli che tradiamo di più fondamentalmente, a muoversi anche in maniera abbastanza interessante, quindi guardo meno gli altri. Allora, una cosa interessante che sull'euro sterlina, sta guardando questo, poi passo, allora, l'euro sterlina, vedete, venerdì ha chiuso sui minimi, sulla possibilità che escano appunto notizie positive, sotto insomma, i 90 e 50 potrebbe esserci un buon recupero da sterlina nei confronti dell'euro, soprattutto se ci dovessero essere sviluppi positivi per, sui negoziati. Andiamo a vedere l'Ossi, a prenderlo, trovo, ci sono troppi strumenti, Angelo, dentro, sì, la piattaforma, no, di Infinox, e ogni tanto si perde qualcosa, eccoli qua. Vediamo se lo troviamo. Se lo troviamo, aspetta, che l'ho spostato, deve stare da queste parti. Comunque, l'Ossi, ovviamente, le materie prime avete visto che sono abbastanza, corretto abbastanza nell'ultima settimana. L'avevo detto settimana scorsa, effettivamente, che le materie prime erano in ottica correzione, più che altro perché c'era il dollaro che stava recuperando. Non riesco a trovarlo, Francesco, magari ci ritorniamo dopo. Comunque, sì. Stavo vedendo le materie prime, in realtà hanno avuto una discesa importante. Domenica scorsa abbiamo suggerito di alleggerire, più che altro perché hanno performato veramente bene, con l'argento che addirittura più 50% una settimana fa, il gold è ora oltre i 20-25 punti percentuali, hanno performato molto bene, ha suggerito di alleggerire. Adesso il dollaro continua a recuperare in assoluto, il dollaro index, se non sbaglio, è oltre, ecco qua, 90,60, è su livelli comunque relativamente importanti, ha rotto questi livelli. Potrebbe ritornare tecnicamente in area 95, 95 e 50 area, quindi potrebbe recuperare, quindi mantenere sotto pressione le materie prime, poi magari andiamo a vedere in un secondo momento. Quindi per adesso materie prime suggerisco ancora molta calma e attesa prima di poter entrare. Assolutamente, Angelo, andiamo invece con subitissimo in quel dei mercati equity. Perché tra l'altro mi allaccio anche alla domanda che ci fa Salvatore in chat. Buonasera a tutti, contagi in aumento, lockdown, licenziamenti, quante probabilità di un nuovo sell-off da 20% dai massimi? Ce la faranno le banche centrali a mantenere alto il mercato? Angelo, prima di poi andare a rispondere sicuramente a Salvatore, ti lancio semplicemente questo assist perché poi so che sicuramente ci dai ulteriori approfondimenti. Io mi sono andato a guardare i grafici mensili dei vari indici e ancora una volta settembre è quel mese di correzione, che poi sia la correzione o comunque sia di discesa, che poi sia di correzione per nuovi acquisti, questo lo vedremo successivamente, più che altro perché appunto ci sono tanti tanti eventi, soprattutto con le elezioni americane. Però Angelo, tra l'altro, poi abbiamo visto anche nelle nostre breaking news il nostro indice che praticamente sta quasi per annullare i guadagni dell'ultimo trimestre. Io lanciavo così l'incipit sugli indici, ti cedo subito la parola, Angelo, prego. Ma guarda, ho fatto dell'analisi, ho cercato di almeno fare di analisi abbastanza approfondite per capire un pochino quello che sta succedendo. L'abbiamo detto subito in realtà che settembre è statisticamente il mese più volatile, anche uno dei peggiori per i mercati equity. Praticamente agosto è stato il migliore mese degli ultimi 20 anni, ecco come settembre sta per dimostrarsi il peggiore degli ultimi 20 anni. C'è moltissima volatilità quindi a livello equity, e mi sembra che gli investitori stiano cercando di navigare e di interpretare quello che potrà succedere da adesso in avanti. Una correzione, almeno non è
tanto sembrato, come dire, strana la correzione di settembre, ripeto, mi è sembrato veramente anomala la salita di agosto. 6 agosto salita senza avere motivazioni, ma con performance di oltre 10 punti per cento del Nasdaq, di oltre 6 punti per S&P, quando venivano già praticamente da livelli molto elevati. È ovvio che quando si rompono massimi storici ci sono una serie di considerazioni, di riflessioni, di opportunismi che vengono utilizzati per continuare a far scivolare il mercato verso prezzi più elevati, ma dal punto di vista, come dire, anche di momentum, secondo me è stato veramente tirato il mese di agosto. Settembre ha riequilibrato il tutto e iniziamo a dare un po' di numeri. Come sapete, ormai è inutile che ci nascondiamo, tutto quello che guida il mercato sono i tecnologici più Amazon, che ovviamente non è tecnologico, sono le cosiddette FANG e i titoli della communication. Fondamentalmente, se andiamo a vedere questi tre gruppi tecnologici, communication, industry e Amazon a parte, valgono il 45% del mercato americano. È evidente che appena succede qualcosa, qualche scossone sul tech, ne risentono immediatamente tutti gli indici principali. Il Nasdaq ha corretto violentemente da 12 oltre 12,4, è sceso praticamente a 10,6, ha corretto, ha fatto un doppio minimo relativo. Io adesso, per adesso, il Nasdaq non lo comprerei se non sopra almeno gli 11,3 e 50 400, che sono livelli abbastanza importanti, sono le medie di breve. Un dato per far capire come siano importanti le FANG hanno messo dentro da marzo 2,6 trilioni di capitalizzazione. A settembre è stato il mese peggiore per le FANG, dove hanno perso al momento oltre 800 miliardi di capitalizzazione. Netflix è stato il mese peggiore da ottobre 2018 con meno 24 miliardi, ma quello che colpisce di più in assoluto è Apple, con una perdita in capitalizzazione di oltre 322 miliardi. Chiaro è che ne aveva guadagnati 900 da fine marzo, però fondamentalmente è una perdita piuttosto importante. Poi tra parentesi, ecco, non vado a scorrere tutte quante, ma su Infinox, come sapete, ormai abbiamo un po' tutte le azioni principali, anche americane, da Apple, Alibaba, Amazon, Google, Boeing, Citigroup, Disney, Exxon, Facebook, Intel, JD, JP Morgan, eccetera eccetera. Quindi poi, per chi vuole, ovviamente ha accesso immediatamente a facilmente, appunto, cliccare un attimo a comprare tutte le azioni. Quindi diciamo, il Nasdaq è sceso in maniera importante. Io voglio farvi vedere un paio, quindi dal punto di vista fondamentale non è cambiato molto, evidentemente, tra agosto e settembre, che c'è molta volatilità dovuta fondamentalmente a squilibri e come dire, dysfunctional money allocation dovute alla Fed. È ovvio che la motivazione, una delle motivazioni da trovare è il mancato supporto da parte del Congresso sul nuovo pacchetto di natura fiscale, che poteva aiutare chiaramente il mercato equity. Quindi la mancanza di stimoli fiscali, la ripresa della pandemia e un'economia in contrazione proprio per la mancanza di stimoli fiscali. JP Morgan ha visto il prossimo trimestre con una crescita di 2,5 punti invece di 3,5 punti. Sono tutte motivazioni che pesano sui mercati equity. Io personalmente aspetterei, come detto, il Nasdaq sopra 11,350-400 per comprarlo, o meglio, potrebbe scendere ulteriormente. Se ne vedete i grafici, la media a 200 è anche abbastanza sotto, ma volevo farvi un paio di considerazioni. Ecco qua, questa è una correzione che è abbastanza healthy, abbastanza positiva, nel senso che non è crollato, ha corretto il mercato S&P, qua parliamo di S&P, che dai quasi 3.600 si è spinto ai 3.200, una correzione positiva, non pericolosa, perché fondamentalmente, se andiamo a vedere, vedete, la volatilità non è schizzata al rialzo come in altre circostanze, nonostante la correzione sia stata abbastanza importante, oltre 10-12 punti per il Nasdaq e oltre 5-6 punti, 7 punti per l'S&P 500, che vuol dire che i mercati in qualche modo non hanno reagito in maniera violenta. Se andiamo a vedere effettivamente il VIX, e andiamo a prendere la piattaforma di Infinox, vedete come il VIX non è schizzato al rialzo, si è mantenuto relativamente stabile intorno ai $31, quindi vedete $31, quindi vedete che non è particolarmente nervoso il mercato, è una correzione quasi positiva che può far bene alle borse, secondo me. Quindi considerato questo, e considerato che vedete, questo S&P ha altri 7 punti, 3.120 più o meno di media 200,
Io mi auguro che vada lì, soprattutto perché sarei compratore a quei livelli e sarei più tranquillo a comprare a quei livelli e non ai livelli attuali. L'SP 500 ha messo dentro un bel recupero nella parte finale di venerdì, se ne vede il grafico sui 15 minuti, vedete come praticamente dai 3.200 nelle ultime ore di contrattazioni praticamente ha recuperato 3.250, ha recuperato 3.300, praticamente quasi 100 punti dai minimi toccati appunto nella mattinata con i mercati equity europei che scendevano. E vedete come è stato molto tecnico, rotta anche la media nel breve a 200 sul grafico a 15 minuti, rotta questa con questa candela, poi effettivamente ha ricorretto, ha ritoccato qui ed è ripartito al rialzo nella parte finale. Devo dire, mercati equity per chi trada sull'intraday molto molto interessanti. Ho visto che anche l'operatività dei trader dei nostri clienti da Infinox è schizzata nel mese di settembre, evidentemente dopo agosto, quando tutti quanti erano in vacanza sono ritornati, e anche la volatilità dà dei bei spunti interessanti. Quindi, come detto, anche se andiamo a vedere il grafico attualmente, la resistenza è 7 punti percentuali più sotto, sarebbe quasi auspicabile un ritorno a quei livelli per essere compratore. Viceversa, ai prezzi attuali l'SP 500 io aspetterei ulteriormente qualche ulteriore conferma prima di entrare long, anche perché, come sapete, come abbiamo detto prima, i dati di questa settimana sono importanti, e poi sapete che ottobre è un mese particolarmente importante, quindi anche qua io aspetterei livelli almeno di 3.360, 3.380, mi darebbero più tranquillità piuttosto che comprare questi prezzi e vedermi un SP che ritorni intorno ai 3.110, che è la media a 200 giorni, che mantiene per adesso, come vedete, tutto al rialzo i prezzi dei listini americani. Angelo, arrivano un bel po' di domande, un paio di queste sono sulle commodities, le affronteremo tra qualche minuto. Vado da Running su YouTube che ti segue: ma come mai si guarda poco il Russell? Non anticipa spesso gli altri indici statunitensi? E poi arriva anche no. Andrea. Prima Angelo, andiamo a rispondere prima all'utente, appunto. Russell. No, perché Russell è l'indice che riguarda più o meno le medie medie società americane. Quest'anno tra parentesi è meno 16%, è ovvio che come detto questa volta il Russell non ha dato indicazioni positive. Perché? Perché l'economia va male di fatto in America e un po' tutto il mondo, quindi le società piccole sono quelle che risentono maggiormente di questa situazione, oltre a settori come il travel, il leisure, l'entertainment, l'oil, il gas. Vi ho fatto vedere come questi sono settori, i bancari tra parentesi, faccio vedere un grafico per farvi capire come è colpito il settore bancario. Eccolo qua, il settore bancario europeo per la prima volta nella sua storia è stato superato dal valore dei tech europei, che sono veramente piccoli se paragonati a quelli americani. Poi il settore bancario europeo adesso conta addirittura meno di quello bancario. Il settore bancario conta meno di quello tech, che è una cosa praticamente clamorosa a livello di capitalizzazione. Se vedete il gap che c'era praticamente da febbraio rispetto adesso, era 1.200 contro praticamente gli scarsi 800, cioè praticamente 50% di differenza, è stato tutto recuperato del tech. Quindi, come dire, sono mercati strani in cui si muovono settori particolarmente rilevanti come il tech, il settore healthcare o qualche settore particolare come consumer, come Amazon, Walmart, eccetera. Il settore delle piccole e medie imprese del Russell fatica, quest'anno segna meno 16%, quindi addirittura quasi un distacco di 30 punti rispetto al Nasdaq, comunque quasi 20 punti rispetto al S&P 500. Di conseguenza sono settori che secondo me continueranno a soffrire fin quando la pandemia di fatto non sarà terminata e le società piccole e medie potranno recuperare, anche perché molte di queste non giovano di economie di scala come le grandi, i grandi big e soprattutto i grandi tech americani. Angelo, anche Andrea ti fa una domanda. Buonasera, grazie per le vostre analisi. Perché stranamente le aziende di crociere sono salite negli ultimi giorni nonostante il peggioramento dei casi di Covid e il mercato ribassista? Si aspettano novità relative al vaccino? Angelo, tra l'altro tu proprio diciamo per quello che è la tua vita privata lo vivi davvero dal vivo, quello che è il settore turistico per quanto riguarda magari sì, i voli, però in questo caso che cosa hai potuto osservare, cosa possiamo rispondere ad Andrea relativo appunto al mercato delle aziende di crociere?
Guarda, io l'ho seguito molto quel settore, tutta una prima fase del Covid, da marzo a giugno, diciamo, poi l'ho un po' abbandonato perché iniziava a diventare poco interessante. Non saprei darti una motivazione valida del perché sei negli ultimi giorni con i casi di Covid che stanno aumentando. La probabilità è che se i casi di Covid stiano aumentando, in generale la gente tende a muoversi poco tra i vari paesi, però magari sulle navi con i tamponi, la gente. Penso, immagino, che una volta che si fanno i tamponi sulle crociere dovrebbe essere la situazione più sotto controllo. Non saprei dire, non lo seguo con attenzione, potrebbe essere anche motivazioni di carattere legate al debito, a rifinanziamenti che hanno trovato magari da parte di nuovi investitori. Penso che addirittura a marzo un mio amico che lavora da Bank of America, era uno delle leading bank che ha dato soldi a Carnival per rifinanziare il debito, detto che appena hanno fatto impacchettato il debito, gli investitori si sono mangiato letteralmente, hanno comprato pienamente il debito della società, ma di questo tipo di società a marzo, quindi in pieno crisi Covid. C'è grande fame da parte per gli investitori, penso, di queste cose, dei debiti, e non saprei dirti nello specifico per quello che riguarda le azioni. D'altronde, se pensiamo che hanno dato volevo dare, mi sono dimenticato che il global bond market a livello mondiale, secondo Citigroup, a livello mondiale rende 1% considerando gli high yield e gli emerging markets, quindi praticamente sono sui minimi storici di rendimento per il mercato e il debito, quindi evidentemente penso ci possa essere qualcosa sul debito che ha aiutato questa società e sono salite sui mercati dell'equity. Angelo, andiamo invece in Europa, torniamo meglio in Europa per parlare velocemente di DAX e di FTSE MIB. Io partirei dall'Italia, Angelo, visto che è stata una settimana importante, ne parlavamo mercoledì scorso in diretta, in questo caso il superamento al ribasso del rendimento del nostro decennale. Questo fino a qualche mese fa sicuramente poteva portare benessere per quanto concerne il mercato equity e dar linfa vitale a possibili rialzi per il nostro listino. In quest'ultima settimana invece è accaduto il contrario. E tra l'altro, come dicevo in apertura, se andiamo a fare un piccolo confronto su base mensile, magari siamo proprio quasi in prossimità, mancano ormai poco meno di 2 punti percentuali all'apertura di giugno. Noi, Angelo, abbiamo sottolineato anche in quest'ultima settimana le difficoltà del nostro listino, in questo caso si anticipa quello che potrebbe appunto ancora una volta essere una fase di debolezza sull'Italia. Guarda Francesco, io come detto sai che faccio un po' di consulente a qualche cliente particolare che mi chiede in privato qualche idea, no? Io dico, suggerisco sempre, che nella vita ho capito una cosa dopo 20 anni, che uno deve comprare l'America e vendere l'Italia. Prima o poi l'America sarà a prezzi più alti e prima o poi l'Italia sarà a prezzi più bassi. È quasi come dire, terapeutico una cosa del genere. È strano, l'Italia ormai mi sembra un paese abbandonato dagli investitori istituzionali, fa moltissima fatica. È un mercato evidentemente pieno di banche, come abbiamo visto proprio al grafico di poco fa, le banche hanno superato praticamente le tech, hanno superato il valore delle banche. Se pensate che di tech in Italia praticamente tolta STM che è dalla francese non c'è niente, a livello di tech Europa parliamo praticamente, come vedete, 842 miliardi contro 822, tech 842, 822, le banche quindi sono crollate, e le più grandi diciamo tech sono SAP in Germania che è oltre il 14% quest'anno, ASML, Infeon, che tutti i titoli più o meno sparsi su altre borse. L'Italia a parte settembre non ha praticamente nulla, con i mercati in leggera ritirata faticano i titoli di risparmio gestito, con l'oil che praticamente potremmo vedere su prezzi relativamente bassi intorno sotto i $40, i big che era Eni, era il titolo fino a qualche mese fa, il più grande a livello di capitalizzazione, soffre in maniera imperitura, Enel non è più brillante come prima, le grandi big come Intesa, Unicredit, ma altre, tutte le altre banche soffrono, di conseguenza il declino dell'Italia purtroppo è abbastanza inesorabile. Detto questo, a livello grafico i 18,2 potrebbe magari contenere la discesa del nostro indice, a quel punto magari sperare in un rimbalzo nell'ultima parte dell'anno. Personalmente ho aspetto 18,2 come valore, appunto a questo punto sopra i 19,5, 19, potenzialmente sopra i 20.000 mi sentirei più tranquillo, perché altrimenti lo vedo veramente un mercato asfittico senza nessuna direzione se non quella al ribasso, che mantiene il rimbalzo un po' e poi prima o poi ritorna nuovamente giù. Comunque per chi fa l'investitore il mercato italiano è veramente complesso, secondo me.
Angelo, prima di andare al DAX, perché detti appunto un'opinione, una view sull'indice tedesco, rispondo a Paolo che ha scritto in chat su YouTube relativo a tutto quello che era il dollaro americano. Paolo, non so se magari ti sei collegato negli ultimi minuti, ma abbiamo approfondito il tema proprio ad inizio puntata, quindi magari puoi scorrere, se sei su YouTube, appunto indietro per qualche minuto e sicuramente troverai la parentesi fatta veramente in maniera eccellente da parte del prof. Ti arrivano subito i complimenti, Angelo, da parte di Gaetano, prof, sei proprio un grande, dicono. Allora Angelo, andiamo a vedere invece questo DAX, che comunque sia, ha avuto sì momenti di difficoltà nelle ultime giornate, ma che ancora una volta si dimostra più resiliente. Ma il DAX, ne vede sul grafico settimanale, è sceso, ha toccato dei livelli abbastanza importanti. Comunque, cioè, parliamo di un indice che comunque 13.700 è il massimo storico praticamente, e ha toccato qualche settimana fa, inizio settembre, 13.400. Insomma, adesso si è sceso, ha corretto in maniera anche abbastanza significativa sui 12.500, 12.600. Però vedete, mentre l'Italia, diciamo che è un mercato asfittico nella parte più bassa storicamente, il DAX è asfittico nella parte elevata, quindi comunque il DAX quando corregge anche ma significativa e soprattutto ma significativa conviene comprare a questo punto, no? Anche perché, come detto, tre titoli più grandi a livello tecnologico fa parte comunque del mercato tedesco, con la Cina, di cui ho parlato precedentemente, con dati sull'ASM che dovrebbe essere addirittura positivo da marzo, con il dato sul non PMI, Normal Factor Index, che è addirittura 54,9, quindi con l'Asia che sta riprendendo, che ha ripreso molto bene, che ha spinto, sostenuto di fatto anche le esportazioni della Germania, con un euro che è sceso, dovrebbe dare nuova linfa al DAX. DAX anche qua, secondo me va lo stesso discorso S&P, è intorno all'area 12.200, 12.300, si potrebbe appunto comprare per chi vuole costruire posizioni di medio periodo, in attesa che vada magari sui massimi relativi, sui massimi storici a 13.750. Non penso che i mercati da qui finiscano completamente, io prevedo nuova possibile recupero e poi magari una discesa nel 2021, secondo, terzo, quarto del 2021. Per adesso però non vedo grandissimi e violenti scossoni sui mercati. Ma da qui a meno 5, meno 8 potrebbe essere salutare, ulteriormente salutare per poter entrare. Una considerazione per magari Francesco, era di natura un pochino più di lungo periodo. Nel breve volevo farvi vedere perché l'America appunto anche un po' scesa, se vedete che il balance sheet della Fed praticamente si è fermato dalla fine di luglio-agosto, la Fed non ha più comprato nulla, e vedete addirittura come ad agosto praticamente l'acquisto di corporate bonds e di ETF da parte della banca centrale praticamente nullo è stato, quindi vedete come la banca centrale per adesso non sta intervenendo a salvare gli equity investor. Ma quello che volevo farvi vedere invece era questo, il classico suggerimento fatto da Ray Dalio, sapete, il fondatore di Bridgewater, con 140 più grande hedge fund al mondo, con 140 miliardi, è un po' il life motive di tantissimi investitori, di 60% di equity e 40% di bond, vede dal 1980, poi parliamo ovviamente di mercati in generale americani, non parliamo chiaramente di bond italiano, altre cose, ma di mercati americani, vedete come ai rendimenti, l'annual return che hanno fatto 1980 adesso praticamente. Adesso sono stati più tendenzialmente a parte qualche anno negativo, chiaramente il 2009 è stato abbastanza semplificativo, fondamentalmente hanno sempre dato buone soddisfazioni agli investitori. Tuttavia questa volta secondo me le cose cambieranno da adesso in avanti, perché? Prima cosa, se parlare un pochino di termini lunghi, negli ultimi 20 anni, gli do un pochino di dati, il ritorno del S&P 500 dal 2000 ad oggi è stato del 4.25% medio su base annuale, se aggiungiamo i dividendi reinvestiti parliamo di 6.32%. Cosa ha fatto il trendennale americano? Il trendennale americano ha fatto addirittura un ritorno di 5.70% e c'è ancora le ultime cedole, ovviamente altri 10 anni da smaltire. Il che vuol dire praticamente, a differenza dei 10 anni che adesso prende lo 0,7, il che vuol dire che chiaramente e qua vi faccio vedere questo grafico per darvi un'idea, eccola qua, la andiamo a prendere, vediamo se è questo,
Eccolo qua. Vedete come chiaramente questo, perché se il rendimento del bond del trentennale è stato del 5,7% medio su base annuale dal 2000 al 2000 oggi, è perché i rendimenti ovviamente sono crollati. Il rendimento del trentennale, vedete, oggi è circa un punto e mezzo, addirittura è sceso sotto un punto e mezzo, 1,4. Quello del decennale, il T-note, addirittura 6,7, con una praticamente negli ultimi mesi, con una, vedete, praticamente questo da maggio da marzo adesso, praticamente quando sono volati i bond come prezzo, quando è venuto la Fed a comprare, vedete praticamente che il decennale è morto, praticamente non si muove più a livello, proprio a livello intraday, non ha nessun movimento. Questo cosa vuol dire? Che nel caso in cui dovesse esserci, come io dico che mi auguro, ma presumo arrivi l'inflazione, perché con la spirale di debito che è la più alta nella storia dell'umanità in condizioni non di guerra, quindi a livelli, diciamo, normali, e abbiamo un debito a livello mondiale che è più alto nella sua storia, l'unico modo che hanno i paesi, effettivamente non ci sono altri, è di fallire, ma chiaramente nessun paese fallisce, è quello di appunto partire con un'inflazione che in maniera tale che svaluta di fatto tutti i possessori di bond. Un'inflazione elevata cosa comporterà, secondo me? Determinerà un salto di inflazione, non di oggi, ma insomma, tra un anno e mezzo potremmo iniziare a vedere, potrebbe determinare una situazione abbastanza anomala di bond che crollano di prezzo, ovviamente, perché è chiaro che stanno con i rendimenti sui minimi, i prezzi sono sui massimi, sapete che sono inversamente proporzionali. Quindi potrebbe esserci un crollo violento del mercato dei bond e l'azionario in un primo momento potrebbe scendere in maniera significativa e poi iniziare a recuperare. Quindi, secondo i manager, i fund manager americani, nei prossimi 5 anni loro prevedono single digit, quindi una crescita degli investimenti sotto il 10% in assoluto. Quindi a questo punto, ed era una cosa molto interessante, si parlava di investimenti alternativi, ne ho scritto anche sui social, nelle mie storie, un'analisi piuttosto interessante, si faceva praticamente sugli investimenti alternativi, perché dato che ormai la situazione del 60-40 inizia a diventare molto molto difficile, quindi parlava di investimenti alternativi, si parlava di real estate, infrastructure, fondi private equity e molti di alternative, che secondo questi soggetti, secondo molti analisti, potrebbe essere abbastanza indicativo. Noi da Infilox solitamente ci leghiamo partner che hanno qualche struttura, qualche, diciamo, prodotto alternativo. Su questi mercati la cosa più importante è durare, e soprattutto si dura se si usa una leva relativamente bassa. Abbiamo qualche prodotto, poi magari lo faremo vedere, se chi ha interesse magari ci può chiedere via email qualche spunto e noi saremo ben contenti di darveli. Adesso non voglio perdere tempo con queste cose, ma se avete interesse e curiosità ci mandate un'email o mandate un'email diretta o a italiandesk@imbox.com o a me, e ne parliamo in maniera più approfondita via email o via telefono. Però per dire come adesso anche a livello globale effettivamente i grandi investitori iniziano a capire cosa fare, perché la situazione potrebbe essere piuttosto problematica per i prossimi anni a venire per quello che riguarda gli investimenti. Angelo, ci sono tantissime domande, magari andiamo avanti con l'analisi relativa, in questo caso apriamo la parentesi commodities. Ci sono tantissime domande, chiedo magari a tutti coloro, io me le sto segnando tutte quante e magari avremo modo anche mercoledì mattina poi di tornarci su alcuni argomenti, altrimenti, come vi ha detto Angelo, li potete contattare e poi vi lasceremo anche sulla chiusura di puntata quelli che sono proprio i riferimenti di Angelo Ciavarella. Angelo, mi rifaccio immediatamente per partire dal gold, poi in chat su YouTube chiedevano anche il platino. L'utente prima mi chiedeva: buonasera Angelo, in una fase di ulteriore correzione dei mercati, vedi l'oro come un asset rifugio come un tempo o continuerà ad essere decorrelato da tutto e a seguire l'equity? E questa è un po' la domanda, è live motive, mi riallaccio all'ultimo diciamo dogma che tu hai detto. Questa è un po' la domanda che si pongono tutti gli operatori retail nell'ultimo periodo. Angelo, possiamo rispondere in questo caso? Bella osservazione, perché solitamente quando il gold sale si parla di bene rifugio. Il bene rifugio solitamente avviene quando c'è una correzione dei mercati equity, fondamentalmente. Questa volta invece il gold è sceso nonostante i mercati equity siano scivolati in maniera anche abbastanza importante percentualmente. Il gold da oltre i 2000, addirittura 2070, che aveva toccato a giugno, luglio, a luglio, agosto, adesso si trova praticamente 1860, ma soprattutto
ha rotto livelli molto importanti anche a livello strutturale, ha rotto i 1.900-1.900-1.900-1.900 con una candela violenta di discesa. Io poi mi rendo conto, io ho fatto il trade, faccio il trade, purtroppo sono malato, i trade, mi rendo conto che quando uno vede una candela del genere, che rompe livelli importanti, che recupera un pochino ma chiude sotto, non va a shortare tendenzialmente, perché dice vabbè, era 2000 qualche giorno, settimana fa, vado a comprare, poi rotti questi livelli, appunto ovvia il contrario, quindi no, qua da 1.910 praticamente ha perso altri $50. A uso e consumo dei media, ovviamente il gold è un bel rifugio quando gli conviene, altrimenti è collegato alla salita del dollaro. Il dollaro si apprezza e le materie prime si deprezzano, e questa secondo me è una di quelle di quelle correlazioni parecchio, parecchio importanti, più di tutto quello che si dice sull'oro. L'oro è una bestia strana, come sapete il gold non ha di fatto valore industriale, non offre dividendi, non ha possibilità di farti guadagnare se non tramite la salita del prezzo stesso. Detto questo, il gold lo vedo molto più legato chiaramente al dollaro che alla situazione di rischio, forse anche più legata all'equity. È salito tanto, la settimana scorsa ho suggerito appunto di liberarsene o comunque di diminuire l'esposizione. A questo punto le suggerisco una possibile ulteriore discesa, area 1780-1800, un po' come l'equity, quindi altre 4-5 punti percentuali qui sarebbe buona secondo me per comprare. Adesso per me è a terra di nessuno, anche qua come sempre aspetto, cerco di non comprare quando si trovano in quelle situazioni qualsiasi tipo di asset. Il ragionamento mio: o compro su una debolezza molto violenta o compro su una forza particolarmente incisiva. Io quindi aspetterei 1780-1800 o sopra, appunto dovesse rompere questi livelli 1930-1940 entrerei. Per adesso io lo lascerei un pochino, diciamo, cucinare su se stesso. L'argento in maniera ancora più violenta, ma è stato il mio trend dell'anno. Settimana scorsa appunto avevo suggerito soprattutto sull'argento di liquidare l'esposizione, che ha fatto più 50% praticamente fino a qualche settimana fa. Ha corretto in maniera anche significativa dai 27, è scesa addirittura ai 22,80 con una lunga addirittura fatto il giorno precedente, quindi la volatilità estrema, 21,60, quindi ha perso $6 praticamente da 28, anzi $7 da quasi 28 ai 21, è molto volatile. Personalmente lo considero ancora un investimento che ha qualche appunto possibilità di recupero, ma a questo punto aspetterei su livelli più bassi di quelli attuali. Dubito che recuperi nel brevissimo i 27,50, $28, secondo me tenderà a muoversi un pochino in maniera, come dire, sideways, quindi secondo me si compra sulle debolezze e si vende sulla forza l'argento. Non vedo grandissimi trend dopo quello che è già stato fatto. Sappiate che statisticamente ormai sono 20 anni che faccio mercati, ci sono 2-3 trend l'anno. Quest'anno è stato particolarmente ancora più incisivo dovuto per il fatto del coronavirus, ma tendenzialmente 2-3 trend l'anno. L'argento secondo me più o meno li ha esauriti i trend, almeno per adesso. Angelo, prima di parlare di petrolio, Roberto ci chiedeva in chat il platino. Tra l'altro voglio ricordare a tutti, la scorsa settimana proprio Angelo avevi un articolo ben saldo lista di siti aperti fra appunto platino e palladio. In questo caso hai seguito quelli che sono stati gli ultimi movimenti sul platino? Cosa possiamo rispondere? Ti faccio vedere appunto come il platino è stato la materia prima che quest'anno è stata quella che è un po', diciamo, è stata lagging, quindi è stata un pochino decisamente meno forte rispetto a tutte le altre. Il platino al momento quota 849, è, diciamo, tra i grandi, diciamo, dei commodities quello che ha sofferto un po' di più. È stato, diciamo, abbastanza, non dico messo da parte gli investitori, ma sicuramente non ha fatto nulla di quello che ci si aspettava. È uno di quei mercati che, come vedete, fondamentalmente si muove in maniera abbastanza erratica. Ha recuperato, ma il platino non ha recuperato i livelli precedenti, perché è usato
non è usato come il palladio per la produzione di batterie, che invece appunto ha ricevuto un grande boost da richieste come Tesla e Nikola, produttori di canne, cioè, poi avere quella nostra un po' particolare, però diciamo, ha sempre un po' sofferto. Non lo vedo particolarmente come dire, forte, ha avuto ulteriori appunto discese, ha recuperato un pochino. Io fin quando dovesse superare i 900 eviterei proprio di considerarlo, perché gli investitori, quando, come dire, tante azioni rimangono molto cheap, no? Se rimango cheap, certamente vuol dire che o c'è un motivo o gli investitori non sono interessati, e noi dobbiamo andare quando appunto vediamo l'interesse da parte degli investitori che danno benzina al nostro asset. Tra l'altro arriva Luca subito con: molti investitori sono usciti da gold e silver per realizzare, si sono posizionati sul dollaro, che viene preferito solitamente quando aumenta la volatilità. Certo. Per gli altri utenti, quindi si accoda in questo caso anche il prof, per gli altri utenti avevo visto qualcuno che, come Marco, chiedeva nuovamente per quanto il tema stimoli fiscali statunitense, non solo, tutta la parte dedicata al mercato statunitense è stata approfondita qualche minuto fa. Ho visto che qualcuno era arrivato magari in ritardo, quindi vi chiedo cortesemente piccolo rewind, così potete vedere tutta quanta la puntata, sempre a disposizione. Ringrazio anche Roberto. Angelo, sul finale petrolio, perché eccolo qua, dulcis in fundo, la materia prima che preferisci. Sì, la materia prima che preferisco, sempre seguo con attenzione. C'era un approfondimento molto importante anche del Financial Times dedicato appunto all'Arabia Saudita e ai possibili equilibri o squilibri, se non chiamarli tali, del petrolio. Il petrolio praticamente è, come sapete, da aprile, vi faccio vedere un po' questo chart, dovrebbe esserci qua con la domanda di petrolio e l'offerta. Vediamo se riesco a prenderlo. Qua si è perso il petrolio, da che parte l'avevo vista, eccola qua. Vedete come il coronavirus di fatto ha avuto un impatto negativo sulla domanda di petrolio e prodotti derivati, quindi petrolio, gasoil, jet, LG, altri prodotti. Vedete come, vedete come la domanda è crollata di meno 20 milioni di barili al giorno. Qua parliamo di milioni di 20 milioni di barili al giorno, vedete, rispetto all'anno scorso, evidentemente. Vedete come era meno 20 milioni la domanda rispetto all'anno precedente ad aprile, man mano si è venuta gradualmente scemata, adesso parliamo di meno 5, la produzione comunque il taglio di meno 9.7 milioni è sceso a meno 7.7 e dovrebbe scendere naturalmente a meno 5.5 il taglio dell'offerta da parte dei paesi dell'OPEC Plus fino a, quindi meno 9.7 ad aprile, meno 7.7 adesso, da gennaio 2021 dovrebbe essere meno 5.5, quindi la produzione si oscilla intorno ai 104 milioni di barili, era oltre 100 milioni di barili al giorno. Come sapete, il capofila, che sono i sauditi dell'OPEC Plus, non ha voluto sbottonarsi su quelle che potrebbero essere le ulteriori manovre da parte dell'OPEC Plus. Secondo gli analisti, il petrolio dovrebbe mantenersi sulla parte bassa, intorno ai $40 da qua verso la fine dell'anno. Qualcuno lo vede a prezzi più bassi nel caso in cui la pandemia dovesse avere ulteriori, ulteriori conseguenze negative sulla ripresa, soprattutto per la travel industry e per altri settori. Tuttavia non c'è questa negatività che c'è evidentemente a marzo ed aprile. I Saudi vogliono appunto che la Russia non conquisti nuovi settori, e quindi vuole mantenere un pochino in check la Russia. Graficamente il mercato, lo vedete qui, a parte questa discesa, piccolo recupero fatto praticamente di fatto in due settimane, è tornato intorno ai $40. La volatilità non è esagerata, è stata per tre mesi inguardabile praticamente, di fatto ha recuperato $3-4 in tre mesi, quando prima faceva $10 magari in un giorno. Quindi evidentemente la volatilità è molto bassa. Per adesso, se andasse a rompere i 41,50-42, rimarrei ancora un po' alla finestra, o 41,50 o 42 per comprare, oppure viceversa una discesa intorno ai $35 barile. Per adesso, qualche qua, eviterei di prendere posizionamenti in una fase di mercato relativamente calma e tranquilla.
Angelo, andiamo a ricordare invece quelli che sono i riferimenti di Infinox e i riferimenti tuoi, perché per tutti coloro che ti vogliono magari fare ulteriori domande, fare ulteriori richieste, le possono fare. Noi abbiamo degli spazi abbastanza stretti, nel senso che come questa sera cerchiamo di affrontare tantissimi argomenti, poi ho visto tante altre domande che magari non riusciamo a affrontare proprio durante il live. Beh, in questo caso Angelo Savarella lo potete trovare su Facebook, Angelo Hitman 76 su Instagram. L'ha ripreso a fare le stories su Instagram proprio con gli argomenti clou della giornata, dei by day, quindi attenzione a seguirlo, sì, anche sotto questi aspetti. Angelo, poi ci ritroviamo ovviamente mercoledì mattina per l'opening cash dei mercati europei con una novità, perché abbiamo fatto una, sì, sorta di scouting in questi ultimi giorni. Cosa ricordare inoltre, Angelo? Andiamo in casa Infinox. Ma guarda, per chi è appunto interessato, noi abbiamo fatto le partnership con diversi formatori, cercando di dare una, come dire, una varietà di scelta ai singoli utenti, nel senso che si può passare da chi fa discrezione puro a chi costruisce trading system puri. Stiamo facendo degli accordi con le società che producono appunto, che fanno solo quello di lavoro, perché è sempre più, come dire, complesso trovare la bussola in questi mercati. Cerchiamo di fare accordi appunto come abbiamo fatto con società YouCapital, che è una sorta di Facebook della finanza, gente che fa solo questo, un team di 15 persone. È una gestione che va da noi, sta andando molto bene, questa Greenwich, che tra parentesi si ricorda la mia università di Greenwich, dove quest'anno riprenderò l'insegnamento molto probabilmente a distanza, online. Un gran peccato non riuscire a essere presenti fisicamente al campus. Comunque questa, il paradosso è che questa gestione si chiama Greenwich, è una gestione che ha un rischio molto 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 limitato e sta facendo dei grandissimi ritorni, nonostante appunto i mercati siano piuttosto complessi, trada un po' di tutto ed è appunto disponibile per i clienti di Infinox. Poi ovviamente per i clienti più istituzionali abbiamo dei prodotti, ma qua parliamo di investimenti un pochino più impegnativi, con dai minimi, e questa è una gestione invece per dedicare più a clienti professional. Quindi per chi vuole appunto avere ulteriori informazioni su questo, trova, può scrivere direttamente a me, a angelo.chiocciolainfinox.com, oppure a italiandesk@infinox.com. Per quello che concerne l'offerta formativa, ogni settimana abbiamo degli eventi con dei formatori diversi, e poi chiaramente ci trovate sempre sia domenica che il mercoledì live con Vision TV. E questa volta forse, spero, vi porto una faccia nuova, un volto nuovo, serve nella nostra industria. È una persona, è un nostro cliente che lavora da tempo sui mercati, molto molto bravo sui mercati americani, è uno che trada fondamentalmente il price action, molto diretto. È una persona che è partito in 2 mesi da zero e praticamente è riuscito a portare 5.000 followers su Twitter a livello internazionale. Secondo me mercoledì non mancate, potrebbe essere una qualcosa di molto interessante. È vero, diamo una ventata nuova. Ringrazio tutti coloro che ci stanno scrivendo, ho visto alcuni messaggi anche su WhatsApp, grazie Luca, grazie Stefano, e a tutti coloro che mi hanno scritto appunto direttamente per poter inviare le richieste durante l'analisi ad Angelo Ciavarella. Angelo, io ti ringrazio ancora una volta per essere stato qua con noi questa sera, ci ritroviamo insieme mercoledì mattina. Angelo, buona serata e grazie ancora. Grazie mille, un saluto a tutti, sempre un piacere essere qui presenti, buon trading, e mi raccomando, questa settimana ricca di dati e non farma di venerdì prossimo. Grazie e buona serata a tutti. Grazie, grazie ancora al prof Angelo Ciavarella di Infinox. Tra l'altro ricordo quello che sarà lo speciale che avremo modo di affrontare davvero in tempo reale, dedicato alle elezioni. Abbiamo dato qualche piccolo spunto anche venerdì scorso, lo ripetiamo anche stavolta, questa settimana lanceremo quello che è uno spot davvero interessante. Ci sarà ovviamente il prof Angelo Ciavarella, abbiamo creato praticamente un parterre davvero d'eccezione, assisteranno appunto anche Stefano Gianti, Francesco Caruso, Tony Cioli Puviani, Antonio Carnevale, insomma chi più ne ha più ne metta, Massimo Vita che ci segue sempre anche la domenica sera. Porteremo davvero tanti volti all'interno di questo speciale che seguiremo tra l'altro a tarda sera. Ma perché lo facciamo? Semplicemente perché vogliamo seguire in tempo reale la reazione dei mercati americani proprio alla chiusura delle urne e quando inizieranno ad uscire appunto i primi exit poll. Ovviamente il tutto si terrà
nella notte fra martedì 3 novembre e mercoledì 4. Non va ad intaccare quello che è il nostro palinsesto, perché saremo poi in diretta anche il mercoledì mattina, quindi ci sarà davvero tanta carne al fuoco in quei primi giorni di novembre. Ma per quanto riguarda invece gli appuntamenti più vicini a noi, vado a ricordare sul finale che domani è lunedì, e quindi doppio appuntamento Market News, Paolo Nardovino, Giuseppe Cericola, nel pomeriggio Wall Street Time con Giorgio Familiaris e Tony Ciodi Puviani. È tutto per questa sera. Per tutte le informazioni www.visionforex, in questo caso il nostro sito di riferimento, .info, per tutti gli appuntamenti qua visiontv.info e soprattutto il nostro canale Telegram. È tutto per questa sera, grazie ancora a tutti e buonanotte, a domani. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.